Ciao! Nel video di oggi vi faccio vedere i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Sono molti prodotti perché è tanto che non faccio questa tipologia di video, quindi ho accumulato un bel po' di cose. Proprio per questo vado a dividere il video in due parti. Una parte che sarà dedicata esclusivamente ai prodotti per il viso e un'altra parte con i prodotti per i capelli, il corpo e qualche extra inserito. Iniziamo subito quindi con la parte per il viso. Ho diverse tipologie di prodotto. Iniziamo con i prodotti per la pulizia del viso, quindi gli scrub e qualche detergente. Come scrub ne ho terminati tre. Il Saint-Yves, il scrub della Saint-Yves, è un mio must have. Ormai sono anni che lo utilizzo, lo compro e lo ricompro. Purtroppo in Italia, per quanto io ne sappia, nei negozi fisici non si trova. Io lo compro infatti su Amazon. Spesso trovo le offerte a tre prodotti scontati, quindi a pacchi di tre scontati, e è uno dei migliori scrub che io abbia mai provato. I grani sono spessi, quindi senti che fa il suo lavoro di pulizia della pelle, e dopo averlo terminato la pelle rimane molto liscia, quindi la grana anche della pelle è più assottigliata. Ha un fattore di esfoliazione, come è indicato anche proprio dietro, deep, quindi profondo, quindi esfolia molto da questo punto di vista, e non è consigliato per quindi delle pelli molto sensibili. La mia pelle, pur arrossandosi facilmente, è abbastanza tenace da questo punto di vista, quindi lo utilizzo con facilità. Quindi questo rimane uno dei miei scrub preferiti. Un altro prodotto che mi è piaciuto molto, anche se ha una grana differente, è della Origins, il Checks and Balances, il Polishing Face Scrubs con la tormalina. Eccolo qui. Ha una consistenza molto particolare, all'interno contiene anche della silica. Va a pulire la pelle in maniera molto delicata ma profonda. Ha infatti una grana molto fine. Mi è piaciuto, però preferisco, per quanto mi riguarda, degli scrub con una formulazione più grossolana, quindi con una grana più grossa, tipo appunto quello della Saint-Yves. Mi è piaciuto, però non lo ricompro, proprio perché appunto ho preferenze differenti per quanto riguarda appunto la grana degli scrub. Un altro prodotto che ho utilizzato in questo periodo è stato della Skin Station il gel detergente sfogliante anti brufoli, questo qui. Allora, questo non mi è piaciuto perché trovo che la parte sfogliante sia pressoché inutile. Ha una consistenza pressoché da gel, quindi non ha niente all'interno che mi faccia pensare a una esfoliazione. Se deve essere identificato come prodotto, io lo definirei esclusivamente come gel detergente. In quel caso, ok, niente da dire. Ma se lo andiamo a definire anche sfogliante, sinceramente non ne vedo appunto il risultato, quindi non vedo la parte sfogliante del prodotto. Non mi è piaciuto e quindi non l'ho ricomprato. Un altro prodotto che ho utilizzato in questo periodo per quanto riguarda la detersione è stato il Cleansing Oil della Benefit, questo qui. Questo è la mini taglia che ho voluto acquistare proprio per andarla a provare, per vedere se mi piacesse. Infatti mi è piaciuto e l'ho ricomprato. Questo appunto è un gel, è un olio detergente che si va ad applicare sul viso, poi con le mani bagnate si va ad emulsionare e appunto va a fare l'azione detergente, quindi va a pulire. Non lascia la pelle unta, quindi mi è piaciuto per questo motivo. È un prodotto che in un'ottica di una doppia detersione va ovviamente poi risciacquato con un altro cleanser schiumogeno. Infatti poi questo io lo vado a risciacquare ulteriormente. Mi piace molto perché anche da solo comunque ha il suo effetto detergente, quindi pulisce comunque il viso. Come detto, non lascia la pelle grassa, quindi mi piace anche per questo motivo. L'ho ricomprato e appunto adesso sto utilizzando la taglia regolare. Ve lo faccio vedere perché è singolo per quanto riguarda la tipologia, quindi il primer della Douglas. Questo è un primer appunto che ho utilizzato fino a qualche tempo fa. È assolutamente siliconico, quindi stiamo parlando comunque di un prodotto che all'interno contiene del prodotto siliconico, lo senti proprio sul viso, ma fa l'effetto che deve fare, quindi fa il suo lavoro. Non l'ho ricomprato per il semplice
semplice motivo che ho altri prodotti, quindi con anche una confezione un pochino più pratica. Onestamente parlando, questo ha la confezione di vetro, quindi mi ha sempre creato un po' di ansia portarlo in giro, proprio perché per paura che si potesse rompere, però a casa lo utilizzavo tranquillamente. Ne ho acquistati altri che hanno una confezione di plastica, quindi sono più semplici da poter portare anche in giro, però era un ottimo primer. Per quanto riguarda le creme viso, allora ho dei campioncini da farvi vedere, che sono questi della Estée Lauder 1 e 2, e sono il Revitalizing Supreme Plus e l'Advanced Night Repair. Ora, è inutile che io ve ne parli, perché i prodotti dell'Estée Lauder sono ottimi. I campioncini di questa, diciamo, di questa linea sono assolutamente delle cose preziose da conservare e tenere come, diciamo, come oggetti preziosi, e infatti io l'ho utilizzato come se fossero proprio oggetti preziosi. Il prodotto è inutile dire che è ottimo, lasciano la pelle comunque molto liscia, molto compatta, fanno il suo lavoro. Il costo è ovviamente elevato, perché sappiamo bene che comunque i prodotti dell'Estée Lauder non sono della fascia medio-bassa, quindi punterei più sulla medio-alta, anzi sulla alta, però comunque fanno il loro effetto, quindi assolutamente sono dei prodotti molto validi. Un altro prodotto che mi è piaciuto molto, che è sempre in formato comunque mini size, è questo qui. Questo è della Lancôme, il Re-Energy Multi Lift Ultra, praticamente la crema antirughe della Lancôme. Mi è piaciuto molto perché comunque il suo effetto lo ha fatto. Quello che però non mi è piaciuto è l'odore. Ha un odore strano. In realtà mi sembra che abbia un odore un po' di bruciato, ma fin dall'inizio ha sempre avuto questo odore, quindi neanche a dire che potesse essere magari essersi rovinato con il corso del tempo. Ha sempre avuto questo odore, il che mi infastidisce un pochino, appunto perché non è piacevole mettersi comunque in faccia qualcosa che ha un odore non piacevole da questo punto di vista. L'ho terminato, perché ovviamente non si butta mai il campioncino della Lancôme, però appunto ha avuto questo aspetto negativo, pur essendo comunque un ottimo prodotto per quanto riguarda appunto il suo lavoro. La pelle comunque appariva molto più idratata, molto più tonica, quindi il suo lavoro fondamentalmente l'ha fatto. Ho un rapporto invece di odio e amore con questo prodotto della Sien, il contorno occhi. Fermo restando che è un ottimo prodotto come contorno occhi, tende però nel tempo a darmi fastidio agli occhi, nel senso, il primo periodo che lo utilizzo tutto a posto, amore, nessun problema sugli occhi. Col passare del tempo però tende a infiammarmi leggermente gli occhi. Ora, io non so se sia il profumo che ha all'interno, però mi dà proprio fastidio agli occhi, quindi devo a un certo punto interromperne l'utilizzo, andarla a sostituire con un altro prodotto e poi eventualmente andarla a riprendere, e solo così riesco a terminarlo. Non posso portarlo avanti per un lungo periodo, proprio perché mi dà questo effetto spiacevole. È comunque un ottimo prodotto, perché comunque il contorno occhi lo idrata, lo mantiene comunque tirato, mi piace come effetto, però appunto ha anche questo controeffetto che non è piacevole. Ottima crema per quanto riguarda il periodo estivo, quindi adesso che stiamo andando nel periodo estivo, è sicuramente un prodotto che consiglierei, soprattutto anche perché ha un costo molto abbordabile, è della Garnier Bio la crema idratante e riequilibrante a lemongrass, questa qui. Allora, questa mi è stata inviata dalla Garnier tempo fa, trovata molto buona come crema, ha una consistenza molto leggera come prodotto, quindi è molto, anche molto liquida, si stende sulla pelle facilmente, rimane sempre molto, molto leggera, non la senti, non è fastidiosa, quindi per il periodo estivo secondo me è un'ottima crema. Un pochino meno, diciamo, meno nutriente se parliamo ad esempio dell'inverno, in cui la pelle ha necessità comunque di qualcosa di più idratante, qualcosa di più corposo. Però per l'estate, la primavera, quando inizia a far caldo e non vogliamo niente sulla pelle, è sicuramente un prodotto che consiglierei. Questi sono i prodotti che ho appunto utilizzato nel corso dell'ultimo periodo per quanto riguarda la cura del viso, quindi quello che ho finito per la skincare, la detersione e il trucco. Nel prossimo video, come dicevo, vi farò vedere i prodotti per i capelli e per appunto il corpo. Se avete qualche domanda su questi prodotti, mi potete tranquillamente lasciare un messaggio qui sotto, io risponderò
il prima possibile e vi metto di alcuni di questi prodotti, vi metto i prodotti, alcuni quelli che riesco a trovare su Amazon, sulla mia vetrina Amazon, quindi se vi va di andare a dare un'occhiata li trovate anche lì, così ci sono le descrizioni un pochino più approfondite. Ovviamente la mia vetrina di Amazon è una vetrina da affiliato, quindi se voi acquisterete qualche cosa tramite appunto il link della mia vetrina, quindi tramite il prodotto che c'è presente sulla mia vetrina, io avrò una piccola percentuale. Per quanto vi riguarda, voi non cambia niente, perché voi non andrete a pagare di più o di meno da questo punto di vista, andrà a pagare la somma appunto prevista dalla pagina Amazon. Con la percentuale che ovviamente prenderò io, la utilizzerò per ovviamente migliorare il canale, per acquistare prodotti magari da testare in video con voi, quindi andrò sempre a reinvestirli nel canale. Detto questo, vi saluto e vi lascio al prossimo video. Grazie ancora!